Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio della nostra rubrica Sposi. Visto che la volta scorsa abbiamo parlato della meravigliosa destinazione di Mauritius, appunto che si trova nell'Oceano Indiano, vorrei dare dei consigli su come abbinare quest'isola per chi volesse fare appunto una vacanza non solo mare. Ovviamente dobbiamo partire dalle compagnie aeree che sono comode con il collegamento dall'Italia. E noi in particolare da Milano spesso utilizziamo Emirates per volare su Mauritius e quindi se utilizzeremo la Emirates potremo fermarci nella splendida città di Dubai e fare uno stop di 4-5 giorni minimo e se vogliamo aumentare anche di un giorno o due per visitare anche l'altro Emirato Arabo di Abu Dhabi appunto sarebbe sicuramente consigliabile perché è una città molto particolare dove bastano appunto questi 5-6 giorni per vedere sia la città nuova che la città vecchia, per fare un bellissimo safari nel deserto, per andare appunto a vedere la moschea bianca di Abu Dhabi e quindi possiamo arricchire questo viaggio con una visita prima di arrivare a Mauritius con uno stop a Dubai. Un'altra possibile destinazione, visto che abbiamo voli comodi con Air France via Parigi, potrebbe essere la romantica Parigi, quindi fare uno stop di altri 3-4 giorni appunto nella città di Parigi, visitare la Tour Eiffel, Versailles e fare appunto questa esperienza che aggiunge, arricchisce l'esperienza del solo mare di Mauritius senza esagerare con i costi perché ovviamente la città fare 3-4 giorni a Parigi non aumenterebbe il budget esageratamente. Un'altra città sempre da visitare potrebbe essere Istanbul perché abbiamo la Turkish che fa viaggi sempre comodi, Malpensa Istanbul e Istanbul Mauritius, quindi un'altra città possibile. Per chi ama invece arricchire il viaggio con esperienze tipo safari fotografici, possiamo proporre un safari, il tour del Sudafrica classico, per cui possiamo abbinare quindi tramite appunto Francofobia, Francoforte con Lufthansa, possiamo fare Milano, Francoforte, Johannesburg, Johannesburg, Cape Town e poi andare da Cape Town o da Johannesburg direttamente a Mauritius. Potremmo fare un bellissimo tour appunto del Sudafrica. E che prevede la visita della Città del Capo, quindi tre notti di solito a Città del Capo e poi per andare risalire poi a Johannesburg e visitare il Parco Kruger e le riserve, in questo caso per vedere gli animali e in questo caso sono consigliabili 2-3 notti per fare dei fotosafari sia la mattina presto all'alba che al tramonto perché gli animali escono ad abbeverarsi in questi momenti della giornata. Ancora bello, ancora di più potrebbe essere un tour del Botswana e nello Zimbabwe, quindi andare a vedere anche le cascate Victoria. Sempre da abbinare o in abbinamento ancora al Parco Kruger o addirittura fare proprio solo la parte del Botswana. E man mano salgo e vedo queste destinazioni un po' più particolari, sale anche il budget, quindi se una semplice vacanza a Mauritius poteva partire in realtà dai 5-6 mila euro ai 7-8 mila, perché ovviamente dipende anche dalla struttura che andiamo a scegliere a livello alberghiero, e abbinare un Parigi o un Dubai potrebbe alzarsi circa di 1000 euro, mentre abbinare un Sudafrica arriviamo sui 10.000, un Botswana arriva anche sui 13-14,
E un'altra idea potrebbe essere anche fare l'Oman, quindi vedere Muscat e la città quindi di Muscat e fare trekking. Qui non si vedono gli animali, ma si fanno delle esperienze di trekking molto particolari. Si possono fare trekking nei famosi wadi, che sono queste, una sorta di canyon dove si è circondati dalle rocce e ci sono degli specchi d'acqua che si devono spesso guardare, quindi ovviamente si deve essere anche pronti ad entrare nell'acqua e a fare queste esperienze particolari, ma sono veramente spettacolari. E anche qui siamo sull'ordine di 10.000 euro circa. Oppure se invece amate comunque il mare, ma non vi basta magari vedere solo Mauritius, si potrebbe benissimo abbinare Mauritius e Seychelles, perché comunque sono due isole che hanno anche collegamenti interni. Quindi abbinare comunque magari Milano, Dubai, Dubai, Mauritius, poi Mauritius, Seychelles e poi tornare da Seychelles sempre magari passando via Dubai, perché passare dalla stessa città, anche se poi si ferma solo una volta, ovviamente conviene a livello tarifario. Quindi queste possono essere delle ottime idee, secondo noi, per fare dei meravigliosi viaggi di nozze. A voi la scelta e alla prossima rubrica.